Buonasera, buonasera, popolo di YouTube, sono io, Alberto Neo Geo, e questo è Echo the Dolphin. Ciao, 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 bentrovati, bentornati. Soliti click di assestamento, un attimo che chiudo il ritorno audio. Oh. Eternal Darkness, quarto episodio, diciamo, della nostra line su Eternal Darkness. Direi di non perdere troppo tempo qua. Spero che mi si senta. Avviciniamo il microfono. L'avvento delle tenebre. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati con all'inizio di un episodio, di quello che erano dei miei episodi preferiti. Oh, c'è già qualcuno. Oh, Lily of the Valley, ciao. Ah, ora ho capito. Ah, lo ricorderò. Cosa ti devi ricordare? Cosa dovevi ricordarti? Allora, questo è uno degli episodi più belli. Qui siamo tornati nella cattedrale dei precedenti capitoli, solo che questa volta siamo durante la seconda guerra mondiale. E no, non era un fatto di pigrizia. Vabbè, ma non stavo giocando ancora, ho iniziato adesso a giocare. Comunque, stavo dicendo, siamo tornati questa volta nella cattedrale durante la seconda guerra mondiale, se non ricordo male, e la cattedrale è stata, dentro la cattedrale è stata allestita una sorta di ospedale da campo, non mi veniva. E noi siamo questo giornalista inglese che, insomma, è intrappolato in questa notte, deve passare questa notte dentro questa chiesa. Un'altra oscurità, sicuramente. Allora, sul tavolo appoggio la lettera di un soldato in attesa di essere spedita verso casa. Perché non leggerla? Dobbiamo anche selezionarla per leggerla, ovviamente. Ah, è vero, questo il nostro amico qua ha. Scusate. Ha a disposizione una bella monetina portafortuna. Un penny inglese, immagino. Perché la cuffia mi tira, vabbè. Un flash, che non so che cosa potrà servire, voglio esaminarlo. Uso presso i fotografi che contiene polveri combustibili che una volta accese emettono un intenso bagliore bianco. Può essere utilizzato per stordire alcuni nemici. Poh, lo useremo? Chi lo sa. Leggiamo la lettera. Del soldato semplice Reginald Jackson, dall'armata Margaret. All'amata Margaret. Mi hanno ricoverato in questo ospedale. Martedì. Le ferite alla gamba non sono così gravi da giustificare un'amputazione, ma ciò nonostante non potrò più camminare normalmente per il resto della mia vita. Odio questo posto, ad ogni momento mi ricorda che non potrò più fare le cose che amo. L'ospedale comunque è un posto molto strano. In realtà è una cattedrale adibita per l'occasione e l'atmosfera è davvero sinistra. Qui il silenzio è interrotto solo dal rumore dei mortai e dalle urla dei feriti durante la notte. Che bello. Sembra un posto stregato. La cosa più strana è che non si vede mai nessun malato lasciare l'ospedale di giorno. Ed è quindi impossibile dirsi addio e salutare i compagni. Quel che rimane di loro la mattina è un letto vuoto. Molto inquietante. Allora, qui come vi ricordiamo le scorse volte, questa cattedrale è stata teatro di. Già dell'episodio precedente, quando eravamo con il frate, no? Che era dentro la cattedrale, nel tentativo di capire cosa stava succedendo. E poi in precedenza era quella dove Carlo Magno è stato assassinato. E qui c'è un signore. La guardia sembra nervosa, annoiata dal proprio compito, in attesa di cambio del cambio o di essere chiamata al fronte. Ok,
Ok, questa è l'uscita. La vicinanza della guerra. Madonna, queste bombe sono. La guerra sono veramente inquietanti. La guerra ha imposto il coprifuoco. Non è certo prudente avventurarsi fuori dall'ospedale, anche perché l'ordine di sparare a vista sugli sconosciuti. Peter decide di rimanere, logicamente. Qui, Kanza, qui, siccome gli ambienti più o meno sono sempre gli stessi da capitolo a capitolo, cambiano alcune cose. Quindi qua era. Salve. Accatastati alla rinfusa, i medicinali attendono di essere utilizzati. Morfina, bende, lacci, emostatici, disinfettanti. La lista è molto lunga. E la signorina qui? Con tono materno, l'infermiera consiglia a Peter di riposare. Con tono materno. Vabbè, sempre la solita cosa. Quindi qui, se ricordo male, possiamo arrivare alla torre della campana. Al campanile, no? Andando su di qua, se non ricordo male. Ho visto qualcosa. Era la panoramica, che è uguale a quella della scorsa volta. Ok. Lettera. Una cassa medicinale poggiata alla lettera di un soldato. Un'altra lettera. Leggiamola. Ah, è sempre lui. Sono ormai qui da più di una settimana e ancora non so quando sarò finalmente dimesso. Stanno accadendo fatti molto strani. Di notte i rumori dell'ospedale sono irriconoscibili. Nei corridoi rimbombano suoni e voci non umane. Forse sono fantasmi inquieti oppure solamente un rumore di una cassa trascinata sul marmo o del respiro di un morente. Nonostante sia stato in prima linea fra bombe e fucilate, i rumori che sento qui mi spaventano più di quelli al fronte. Cosa succede di notte? Perché questa minaccia incombe su di me? Le mie paure sono addirittura cresciute dai discorsi degli altri soldati. Uno di loro sostiene di aver sentito urla di una richiesta di aiuto, soffocate dai suoni bestiali. Un altro sostiene che l'appuntato Askill non sia stato dimesso. Sospetta che, al contrario, che sia disperso. Fisso il mio letto vuoto e non riesco più a controllare questa angoscia. Buonasera. Adoro la bamba. Buonasera. Allora, vediamo di vedere cosa c'è in cima alla torre. Questa volta non possiamo suonare la campana, forse non c'è neanche la campana. Perché effettivamente forse la chiesa è in un certo senso adesso sconsacrata, ma in realtà non credo, cioè in realtà non penso sia mai stata consacrata, quindi anche un po' difficile dire. Comunque penso che ufficialmente la chiesa risulti come sconsacrata a questo punto, se no non ci avrebbero allestito l'ospedale. Ma stasera si esce a finire il gioco? Chi lo sa? Non lo so. In teoria io credo di no. Anche se in realtà non manca tantissimo la chiusura dell'avventura. Vediamo un po' come ce la giostriamo. Penso che un'altra puntata, un'altra live oltre a questa sarà necessaria. Ho questa sensazione. Ho questi letti. Questi poveri soldati coperti da lenzuola macchiati di sangue sono deceduti. Per loro la sofferenza è terminata, per gli altri continua inesorabile. Gli abitanti di Dino provengono febbri gemiti, lievi sussurri, deliranti preghiere ai cari in attesa, parole che increspano le labbra di chi infine è inconscio della propria mortalità. Vabbè. Molta poesia. Solo il soldato sembra afflitto, forse ha perduto qualche amico nella trincea, sulla Somme. Confida a Peter che le uniche vere storie sono quelle tristi e che gli unici veri eroi dimorano nella camera mortuaria. E la guerra fa questo e altro. Con tono materno, vabbè, lei ci dice sempre di riposare. Come prossimo titolo, avevo chiesto Resident Evil 5 Republic. Adesso vedremo. Cioè, Resident Evil potrebbe essere una bella scelta, come dicevo. Solo che non lo so perché non so se ributtarmi subito su un altro gioco horror. Vedremo. Potrei tenermelo buono per un'altra situazione. Ma chi lo sa, vedremo.
Da dietro le tende di lino provengono fiebili gemiti. Vabbè, sempre la solita, la stessa descrizione di prima. Vedere se c'è qualcosa di diverso. Ma mi pare di no. Questo è il tavolo di prima, credo, sì. Bello questo gioco di inquadrature. Qui non sono inquadrature fisse come poteva essere negli anni 90, sono più. C'è una telecamera più dinamica. Peccato che questo genere di. Questo genere di giochi, insomma, non sia stato ripreso. La guardia rimbrotta Piper e lo scorta lontano dall'organo. Gli spiega che lo strumento è una delle poche reliquie di valore rimaste della regione dopo i disastri della guerra. E sarà difeso ad ogni costo, addirittura. Vorrei difendere un amante dell'arte. Accesso all'area sostante di vite civili. Vabbè, ci andremo più dopo, immagino, tanto alla fine. Qui c'era l'armadietto che non si apriva. Il tabernacolo della cattedrale realizzato con un mogano laccato. Le sue ante sono chiuse. Non è possibile scorgere un fessore e poter aprire manualmente. L'altra volta l'avevo aperto con l'organo, se non ricordo male. Sul pulpito, una busta. Vediamo cosa dice la busta. Certo che la devo aprire. Comandi militari. Leggiamo i comandi militari. No, non lo usa. Esamina. Fatto ufficiale redatta sulla carta da lettera dell'esercito. Il messaggio recita: il soldato semplice Thompson, sull'ordine del tuo luogotenente Hargreaves, per contro di HRH George V, le viene ordinato di abbandonare i suoi attuali compiti e di unirsi al plotone in attesa di fronte alla cattedrale di Oubli. Ulteriori comandi le saranno impartiti al momento della donata. Che Dio protegga il re. Quindi delle istruzioni per il soldato Thompson. Chi lo sa. Anche questa porta presidiata. La vecchia torre non ci si può accedere. Comunque di Resident Evil io, se faccio, faccio sicuramente la versione HD. Visto che ho un sigillo. Visto che io ce l'ho l'ho sbloccato su Steam, io farei Resident Evil il primo, sto parlando del primo in HD. Se no non sarebbe male anche rigiocare al vecchio Resident Evil, al vecchio, insomma, a Resident Evil 4, che è uno dei miei Resident Evil preferiti. Il muro è decorato da una bizzarra sequenza di. Vabbè, insomma, questo sappiamo che cos'è. E finché non abbiamo gli incantesimi non possiamo sciogliere questo sigillo. Quindi, dove andiamo a prendere il nostro libro degli incantesimi? Ancora non. Allora, un attimo, faccio un attimo momento locale perché. Ah, perché qui. Allora, là non si può scendere. A sinistra c'è il sigillo, a destra c'è la guardia. L'organo è protetto anch'esso. Qui non mi sembra ci sia nulla vicino a questi letti. E di là abbiamo la torre che non porta. La torre in cui siamo stati non porta da nessuna parte. E qua a sinistra quest'altra porta che c'è preclusa. Non possiamo uscire. E quindi dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? A meno che non debba. Aspetta, forse devo tornare qui dopo aver letto le varie lettere. Magari adesso si attiva perché sicuramente adesso dovrò. In qualche modo dovrò trovare la stanza, cioè dovrebbe partirmi il teletrasporto, diciamo, nella stanza con le facce urlanti e recuperare il libro. Però ancora non è saltato fuori. Quassù ci siamo appena stati. Non c'è niente. Cioè, Madonna, quindi, cioè, questa chiesa è proprio a ridosso della trincea.
decisamente molto inquietante. Quasi più inquietante. Sono quasi più inquietanti questi suoni di battaglia che i mostri. Che ancora non ci sono. Allora qua siamo stati di nuovo. Dove devo andare per attivare la cosa? Lui non esamina niente, non esamina neanche le vetrate. Vabbè, lei dice devo andare a riposare. Dovrò andare a riposare? Ma qui non mi ha detto niente. Ah no, abbiamo gli ordini militari di Thompson. Adesso ho capito, dobbiamo portare questi ordini a Thompson. E chi è Thompson? Sarà lui? Aspetta, andiamo un attimo. Non so chi sia, vabbè. Proviamo. Era lui. Legge attentamente la lettera che i comandi ed esclama: Perbacco ragazzo, torna, tocca a noi passare all'attacco. Secondo le ordini del soldato, abbandona la guardia. Non lo invidio per niente. Certo che dentro la chiesa ci sono. Ah! Oddio. Questi manifesti pensati per fare appello ai sentimenti patriottici sottolineano che gli alleati stanno combattendo per la giusta causa. La consolazione è però magra per gli occupanti della stanza. Una fila di cadaveri allineati sul freddo pavimento. Madonna mia. Pistola, direi che la prendiamo. Ci servirà. Oh! No buono. Peter di fronte al prezzo della guerra, i corpi inseminati dei giovani che si sono sacrificati in una difesa della propria patria sono buttati alla rinfusa lungo. Ah, che roba orribile. Fa molto più effetto quasi questo che tutte le cose orrifiche del gioco. Vabbè dai, smollami sto libro. Un secondo. Visto che ci siamo, partiamo subito. Allora, potenziamo l'arma e equipaggiamo lo scudo. Colpo di grazia, vai. Allora, qua non credo di dover andare, sono una torre. Proviamo ad andare qui, visto che c'erano le strade precluse. Oh no 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 no. Perché uccidere quella poveretta? Aspetta che questa è più pericolosa. No! Oddio no, ho finito le munizioni. Però sto scemo non c'ha mica un'altra arma. Come facciamo? Oddio no. Non ho munizioni, non ho niente, ho solo questa. Ale, bloccati tutti. Proviamo. Ah, aspetta, qui c'è qualcosa. Fucile. 10 colpi. Dovrebbero bastarci, no? Ah! Boia. Via di lì, via di lì.
No, non lei. Arca. Ma... Ma li vuoi prendere o no? Ho già solo un colpo. A me serve un'arma bianca qui, non un'arma da fuoco. Oddio, che succede? Ah, topi. Ok, non capivo cosa ci fosse lì sul pavimento. Allora, troviamo un'arma bianca, perché così non possiamo sicuramente andare avanti. Come la Maria Celeste, la scrivania non è stata toccata da lungo tempo. Come se chiunque si è avvicinato al suo si è fuggito una lettera lasciata a metà indirizzo. Vabbè. Mezzo per la rivoltella. Allora? Non ho capito. Cosa serve questa inquadratura? Non si sa. Boh. Ok, niente, non c'è nient'altro qui. Altre munizioni, ok, ottimo. Questo è per il fucile, però. La scrivania in perfetto ordine, consente all'ospedale. Dopotutto non è questo il luogo in cui vengono stilati i certificati di morte. Non c'è nient'altro, ok. Solo la scrivania. Esamina. Non c'è niente. Una cosa inutile. Tranquillo, Peter. Ce la faremo. Oh, qui c'è la pompa dell'organo. Forse dovremmo ripararla. Dobbiamo anche ripristinare l'elettricità, adesso che mi ricordo. Ottimo, munizioni su munizioni. Telefagus, dove sei? Apri porta, prima però spariamo al buio. Oh no! Non l'ho visto. Fatemi passare. Ma... Vabbè. La sanità mentale è molto bassa. No, no, no. Solamente c'è il corpo di un soldato morto. Questo ragazzo ha provato la morte lontano dal fronte. Non so quale sia peggio. Ok, qui non c'è altro, perché qui c'era... se mai ora dovesse terminare, io non sarei invecchiato a perfezione, sì sì. So che una di queste aveva il fondo, era... vuota e c'era il meccanismo per aprire il passaggio segreto. So che lui non la sta trovando. Strano. Andiamo a andare qua.
Questo dispositivo sembra un generatore elettrico. Funziona a vapore e al momento non è in funzione perché manca l'afflusso di vapore. Una leva presumibilmente accende e spegne il generatore. Andiamo. Girano vuoto nel generatore, non vi è afflusso di vapore. Quindi dobbiamo trovare in modo di ripristinare il flusso di vapore. Sul muro accanto al generatore vi è la centrale infusibile. Sembra che manchi uno, non è possibile stabilire dove sia. Ma qui mi ricordo cosa bisogna fare. Bisogna usare il nostro nichelino portafortuna. Peter inserisce la moneta portafortuna al posto del fusibile. La situazione sembra funzionare, ma nel circuito non circola energia. Dobbiamo. Ok, quindi dobbiamo tornare prima a ripristinare il vapore e poi tornare. Presumibilmente sarà qui. La caldaia a carbone vecchia arrugginita non ancora funzionante. Fornisce calore e vapore difficile catenare. Vabbè, sono sì. Non c'è altro. Porta non è chiusa a chiave, ma è bloccata da. Cosa sono queste cose che si muovono? Topi? Che senso? Ok, dovremmo esserci. Rifacciamo ripartire. Niente, no, prima allora il fusibile. Olè, tornata la luce. Un bellissimo effetto lens flare, guarda qui. All'epoca andava molto di moda questo tipo di effetto. Mettevano lens flare anche sulla luce della luna. Cose assurde. Ok, qui vediamo meglio cosa c'è. Una scopa. La porta non è chiusa a chiave, ma è bloccata da un oggetto pesante. Ok. Quindi qui dovremo evocare il nostro Telefagus. Però prima di evocare il Telefagus direi che facciamo una cosa. Elenco incantesimi. Allora, cura. Lancia A4, lancia A5 e la sanità mentale. Ecco, così il nostro amico non si spaventerà. Allora, evochiamo un bel Telefagus. Ok, con questo dovremmo riuscire a spostare, a entrare. Non mi ricordo, probabilmente qui, ecco qui. Oh, il cadavere di questo povero Cristo. Così lo teletrasportiamo via. No, mi sa che ho sbagliato, non era questa la cosa da fare. Oh no! No! Cavolo, c'era anche l'altra. Come faccio adesso? Devo aspettare che si ricarichi? Ok, poi. Tornando al discorso di Resident Evil, Resident Evil HD piacerebbe giocarlo perché effettivamente io ho la versione HD che poi sarebbe la versione GameCube riadattata con un filtro, cioè un filtro insomma, riadattata a una grafica agli standard più moderni, cioè, diciamo che la versione HD che ho su Steam. Il primo Resident Evil non è altro che il Resident Evil quello uscito su GameCube riadattato agli standard moderni. E che è una versione che poi non ho mai giocato io, perché ho solo il Resident Evil del primo Resident Evil, ho giocato solamente il primo su PS2. Quindi non ho mai giocato
a questa riedizione, quindi sarebbe anche interessante giocarci. Poi avrei anche Resident Evil Revelation, che ho solo iniziato e non ho portato a termine. Anzi, ho giocato praticamente solo il primo capitolo, il primo episodio. E poi avrei anche Resident Evil 0, che ho sia in edizione per GameCube, l'originale, sia quello HD su Steam. Non è altro che un prequel al primo Resident Evil. Non sarebbe male rifarsi tentare di rifarsi un po' tutta la saga. Non sarebbe brutta come idea. Che palle, cosa devo fare per ricaricare sta cosa? Proviamo. Ma finché non c'ho la magicka non posso lanciare. Non posso fare il telefago se non posso andare avanti. Io sono bloccato qui. Come faccio a ricaricare velocemente la magicka? Cioè, ci deve essere un modo per farlo, no? Tanto ci sono le pareti che sanguinano. Quanta magica ho bisogno per lanciare sto maledetto incantesimo? Anche perché, come dicevo, finché non lo lancio, no. Cioè finché non lancio sto incantesimo e non libero la strada, non posso andare avanti. Oddio, in teoria potrei anche andare avanti, cioè potrei anche tornare di sopra. Però anche qui ho bisogno di... No, comunque ho bisogno di... Qui c'è una runa di cui ho bisogno. Mi potrebbe essere molto comoda per proseguire. Allora. Ok, abbiamo ripristinato il nostro amico. Andiamo a ricordarci come si fa. Ah, ecco quello lì, dobbiamo evidenziarlo. E così lo abbiamo teletrasportato. Ok. Bene. Ci siamo. Ok. Il circolo di energia. Adesso possiamo castare gli incantesimi ancora più potenti. Ah, non mi ricordo quante. Quante punte sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 punte. C'è altro? La stanza è un deposito di carbone. Non c'è altro, mi sa. C'era solo questa. Ora possiamo, ad esempio, provare. Ad esempio, dobbiamo rifare gli incantesimi, ad esempio. La cura com'era già? Pezzo di strumento, aria, creatura, Santac, potenza. Assorbimento. Paragon, e se. Vediamo la cattura ancora più. La cura ancora più efficace. Facciamo anche l'incantastrumento, visto che ci siamo. Allora, protezione, evocazione, assorbimento, proiezione. Aspetta un attimo, fammi vedere una cosa. Dovrebbe essere proiezione, potenza e strumento. Proiezione, assorbimento, dissolvimento, proiezione, strumento. Facciamo anche lo scudo. Ah, dobbiamo fare anche il dissolvi.
Allora, dissolvimento, potenza, tutto, e poi area. Questo è un dissolvi magica. Ok, poi abbiamo... cosa volevo fare? Ne avevo un altro che avevo pensato. Beh, adesso non mi viene. Se creatura, anche evocare creatura. Evocazione. Pargon. E creatura. Questo è un nuovo incantesimo. Possiamo evocare una creatura ancora più potente del cadavere. Ah, volevo fare lo scudo. Vediamo, allora, potenza, se è creatura, area, strumento, proiezione, assorbimento, assorbimento, evocazione, protezione. E mettiamo il 6. Vediamo, possiamo provare a fare un livello invisibile, lo facciamo dopo. Barriera eterea, magari lo facciamo dopo. Però la barriera forse potrebbe esserci anche utile. Ma intanto castiamo un bello scudo. Proviamoci, anche se mi sa che non ho abbastanza magica, infatti. Vabbè. Il signorino qui, Peter, lancia pochi incantesimi. Comunque l'importante era fare il dissolvi magica. Un attimo, abbasso un secondo il mio... Oddio. Che è successo qua? Carica però. Carica. Oddio, non ho. Non ho munizioni, ho già finito le munizioni, madonna mia, come sei. Equipaggia. Io farei anche una cosa, visto che è già da un po' che giochiamo, direi che salviamo. Alright. Perché non ricarichi, amico? Ah, perché deve finire di sparare, di scaricare tutto prima di... E carica. Ma scusa, non abbiamo... Oh. Aspetta un attimo. Ce l'avevo ancora colpi della pistola. Maledetto. Però sono io che ho capito male come si ricarica. Così è più efficace. Madonna mia, ma come siete odiosi. No! Tesoro, hai già poche... già hai poche... munizioni, poi se le sprechiamo così... Porca boia, già finite. Via, 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 tesoro. Vai via, vai via, vai via da qui. Vai via, ti ho detto. Ma... strano che non ci sia un'arma melee, però. Solo armi da fuoco, con cui finisco le munizioni abbastanza in fretta. Pardon,
Dai, ma... Ma perché non lo colpisce? Oh no, c'era il muro. Eh beh, caro mio. Se sei scarso non so che dire. Ma perché non gli fa male? Ma... Non capisco, lui che mira male. Sono io che sbaglio qualcosa. Questa cosa mi dà un fastidio. Oh. C'è qualcun altro? Ricarica intanto. Carica. Oh. Forse è il fucile che fa cilecca, non capisco. Va bene, allora qui abbiamo da castare un dissolvi magica. Sette punte e blu. Pam! Oh no, non era un dissolvi magica, era una rivela invisibile. Ah. Allora, la sedia e l'aria, ok. Assorbimento, Pargan, e aria. Ok. Udia. Eccoci la nostra porta. Ottimo. Un salvino. Non possiamo salvare. Non so perché. Ci sarà qualche mostro nella stanza, evidentemente. Non ci permette di salvare. Pazienza. L'incredibile magico è arrivato alla presenza di una massiccia porta. Dissimati grafici, la maniglia sembra assente, per questa ragione la porta non può essere aperta. Ah, che bello. Allora, noi abbiamo anche questo organo. Possiamo accedere a questo organo. Ah, vecchio pezzo di carta sarà appoggiato. L'ho spartito. Vabbè, la musica dovrebbe essere sempre quella dell'altra volta, quindi... No. Non me la ricordo più, allora... Sembra un B. L'ho beccata. Sono riuscito a ricordarmela. Una manovella o qualcosa del genere. Consiglio della presenza degli oggetti contenuti in questo ordine. L'unico oggetto presente è la maniglia di una porta. Oh, che culo, proprio la porta di quella maniglia di cui avevamo bisogno. Però effettivamente, adesso mi ci fai pensare, c'è anche questa stanza qui. Il coso della torre. Ma probabilmente ci vorrà una chiave, immagino. No. Ma no, volevo sparare al mostro, non a lei.
Fammi sparare al mostro. Ma... in giro? Vabbè. Nice. Dai, su, morite, maledetti. Quanto ci vuole per morire? Oh, ci boia. No, 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 non uccidermi, non ucciderlo, 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 esci, ecco. Vorrei mettere direttamente un incantesimo a 7 punte. Vediamo. Cura. Assegna. Ok. E poi farei anche un bel... incanta strumento. Assegna. E poi anche un bel... scudo, dov'è? Ok. E poi uno un pochino più umile, una cura più umile. No, vabbè, devo segnarlo. Ok. Qui ho finito le munizioni, immagino, di tutto. E come faccio ad andare avanti se non ho le munizioni? C'è qualcosa che non mi torna. È impossibile che non abbia un'arma bianca. Non posso andare avanti senza un'arma bianca. Beh, allora, usiamo la maniglia. Munizioni. Tanto ho lasciato la suora al suo destino laggiù. Altre munizioni. Una bella caricata questa pistola. Voglio vedere se questi qua mi resisteranno come prima. Ma... sparo attraverso la suora. Infermiera. Possibile che già abbia finito i proiettili. Vuoi morire, maledetto? Ma l'ho caricato. Dai, su. Togliti dalle balle. Mostriciattolo. Porca boia, che fatica. Ecco. Tremando nervosamente per la paura, l'infermiera cerca di calmarsi. Grazie a Pido per aver salvato la vita. Troviamo qui l'altare avvolto da una fredda foschia. Quando Pietro ripulisce la pietra,
Una profonda sofferenza si impadronisce di lui. È ora certo che la cattedrale sia un luogo malefico, non santo come è stato indotto a credere. Non c'è altro qui, ok. Abbiamo la porta qua. Oh signore. Ma quanti siete? No. Meglio evitare. Finché non avrò più munizioni o qualcos'altro. Oh, finalmente una spada. Questo è quello che mi serve. L'arma bianca di cui mi serviva. Vabbè, qui sono le librerie che una volta erano piene di libri, adesso sono in disuso. Ok. Ah, ero già al massimo di salute, vabbè. Là, toglietevi. Non mi fate paura. Oh, adesso è molto più facile, paradossalmente più facile con la spada che con la pistola. No, aspetta. Fammi dare il colpo di grazia. Ecco. Ok. Munizioni. Munizioni. Dai, tenerci buone le munizioni del fucile soprattutto. E anche la torcia. Può esserci utile. Ok, perfetto. C'era utile prima che non avevamo. Qua c'è la luce spenta. Ok. Ottimo. Intanto niente come al solito, la chat scompare. Ok, risalverei sto punto. E andiamo di sotto. Dai, caro, stai tranquillo, non succede niente. Dai, colpiscilo però. Un po' di salute mentale, se no. Ma e questo dove sono andato fuori? T'ho ucciso te. Pardon.
Visto che ci siamo, facciamo anche... Ok. Ok, recuperiamo sanità mentale. Vale, e anche quello grosso è fuori. Ok. E proseguiamo. Andiamo giù. Un sacco di topi in sta chiesa. Perché c'è un riflesso verde? Se ho la cosa... Perché mi fa il riflesso verde? Te pareva se non c'era questa. Prendilo però. Vabbè. Con la spada ti ho fatto fuori, stronzone. Con chi credevi che aveva a che fare? Ok. Allora, dove eravamo? Siamo entrati di qui, se non ho errato. Porta chiusa. Ah, beh, sì, c'è il sigillo. Abbassa anche la salute. Salute fisica. Ok, darei anche una salvata. Dove ho sconfitto il mostrone, non vorrei sconfiggerlo di nuovo. Non sto tornando indietro, vero? No, non dovrei essere tornato. Eppure no. Aspetta, Forse no, mi sa che ci stavo proprio tornando indietro. Infatti. Telefagus. Qui urge una pistola. Per non farsi prendere. Che la cosa brutta è che non puoi ricaricare l'arma se non hai consumato tutti i colpi. Oh, che bello ucciderli con un colpo solo. L'altra lettera, sempre dal solito soldato, immagino. Infatti, Jackson dalla Margaret a Margaret. Haskell manca ormai da 2 settimane e io sono così terrorizzato da non riuscire a prendere sonno. Più una volta ho visto le ombre di alcune persone passare di fianco alla mia tenda, prendere corpi e feriti più gravi e portarli via senza più voler ritornare. È ciò che è successo ad Haskell e forse non ciò che accadrà a me. Ignoro cosa sia stato di loro, non ho nemmeno il coraggio di chiederlo, perché in tal caso sarei di certo il prossimo. Margaret, mia adorata, spero di poterti rivedere ancora una volta. Oh, poverino. Tale ricordo gli strumenti occulti che oltrepassano la velocità di immaginazione di Peter. Fra gli altri orrori è presente il bestiale, in cui sono contenuti i ritratti di alcune bizzarre creature, cadaveri ambulanti e altri incarnati. Quelli che conosciamo molto bene. Una biblioteca su libri dell'occulto. Va bene. Apriamo.
Oh no, Telefagus. Ah, che malandrino. Telefagus malandrino. La cosa bella è che adesso se noi andiamo in giro dovremmo trovare anche le cose che teletrasportiamo col nostro Telefagus. Quindi dovrebbe esserci il cadavere di quel povero soldato che abbiamo teletrasportato poco fa da qualche parte. Mi sa che è proprio lì. Infatti lì. Lì c'è il cadavere che vi ha teletrasportato poco fa. Noi due cadaver. Vieni qua. Chiave. Questi corridoi. La chiave sicuramente servirà per questa porta qui. Prepariamoci. E tutto facendo così. E poi... quanto consuma sto scudo. Vabbè. Uno, due. Devo sempre prendere il torso perché così faccio un colpo verticale e riesco a colpirli meglio quando sono in questi spazi così ristretti. Perché se faccio un colpo normale, le pareti, lui dà un fendente orizzontale, un colpo verticale e un colpo orizzontale, quindi non viene bloccato dalle pareti. Se invece faccio, do un bel fendente, non corro questo rischio. Bella la musica. Sui gradini è girato un scompostamento il cadavere ormai freddo e rigidito di un soldato. Peter cerca di scostare la sana per riconoscere l'identità, ma tutto ciò che rimane del suo volto è una massa di carne divorata da fauci famelici. Munizioni, non ho mica viste. Volevo esaminare la candela e dietro c'erano nascoste delle munizioni. Vabbè, stessa descrizione di prima. Incantesimo. Attacco magico. Perché nella vastità del cosmo la pergamena si trova proprio in questo corridoio? C'è Turga, Antrobok, protezione aria, proiezione aria. È un attacco. Attacco magico. Antica pergamena presenta alcuni simboli di grandi arcani. Questo incantamento satura lo spazio con scosse di energia che alimentano dell'allineamento evocato, che colpiscono tutte le creature che ne subiscono l'impatto maligno, poiché anche ciò che è grande è composto da piccole parti, attacco efficace su ogni creatura. Questo incantesimo richiede le rune Antrobok e Regmork. Redmork. Ah, mi dice quali sono le rune. Madonna, potevo fare a meno di star lì a ricostruirle tutte. Vabbè, proviamo a... scusa, ho detto proiezione, potenza, area.
Direi che possiamo anche provare a fare una cosa. Voglio assegnare questo qua giù. Così. Niente di essere resta. Si poteva ogni superare il malvagio quando si avvicina. Non ancora perché prima voglio. So che sono noioso, ma prima voglio ovviamente salvare. Qui mi sa che morirò, perché se non ricordo male qua c'è una sorta di battaglia con un boss e quindi bisogna anche prepararsi. Thank you.
And that was how I came by it. I know it sounds crazy, but there you have it. The only proof I have is that statue. It's a strange one. I've seen one like it before. You have? Yes. Very rare, though. Very obscure. I've had experts take a look at it, and none of them know what it is. And you do. I'm somewhat of an expert on these things myself. An interest I developed a long time ago while I was a young man. Then you should keep it. Lord knows I have no interest in it. I am sure it's the cause of my sleeplessness. I keep thinking about it, as if it's calling out to me. Then a drink, perhaps. For the gift. For an unusual objet d'art.